Quel pomeriggio di ottobre 1999, il dottor Amendola era partito da lontano, quasi dai genitori di Adamo ed Eva, per arringare a dovere i suoi funzionari. Il compito che lo Stato ha affidato a tutti noi è di altissima responsabilità. Dobbiamo garantire che la legge sia conosciuta e conoscibile in nome della democrazia. Noi in questo ufficio non facciamo un lavoro qualsiasi. Noi sovrintendiamo alla forma legale di conoscenza dell'atto normativo su cui si reggono le democrazie contemporanee. Più il dottor Amendola arringava, più si convinceva che il destino aveva scelto lui per creare finalmente l'archivio delle leggi d'Italia, una banca dati completa e affidabile, la banca dati. Doveva scendere lui in campo, personalmente. Terminata la sua filippica, il direttore chiese ai funzionari di ripetere le loro ricerche. Un Cristiani, Silvini, Luongo furono impacciati, Anna Sparano in cerca di una figlia. Il dottor Amendola li guardava con occhi da lui. Li avrebbe sciolti nell'acido se avesse potuto utilizzare metodi mafiosi. Ma la verifica delle ricerche portò a risultati ben peggiori quanto il dottor Amendola potesse tenere. Purtroppo, a sbagliare non erano stati i suoi collaboratori, i subordinati. Non era questione di incertezza o di inesperienza nella ricerca. I problemi erano nelle banche dati. Costruite male, per stratificazione, senza verifica dei reputi, talora dimenticando abrogazioni, errata corte, modifiche, novelle e rinvisce. Non sarebbe bastato cambiare i subordinati. Bisognava cambiare le banche dati, anzi bisognava crearne una. Drammatica scoperta. Il problema, sentenziò il dottor Amendola, è la stramaledetta classificazione ufficiale delle leggi, la banca dati che non c'è. Andate, andate. Fu così che il dottor Amendola interessò del problema il direttore generale, poi il capo di gabinetto. Tutti insieme ottennero un appuntamento con il ministro della giustizia, che è rimasto all'invito, e si impegnò a parlare con il Presidente del Consiglio. In un anno, tempo insolitamente breve per la burocrazia italiana, dando seguito alla segnalazione del dottor Amendola, si riuscì a far approvare un apposito articolo di legge per avviare il progetto della nuova banca dati. Furono stanziati 25 miliardi di euro. Ma il progetto fu avviato male. Furono coinvolte troppe persone, furono affidati troppi incarichi di al dottor Amendola passarono pochi mesi per capire che non si poteva aspettare che lo Stato intervenisse. Lo Stato è sempre cattivo. C'era un'unica soluzione e il dottor Amendola sapeva quale fosse. Una sola persona poteva fare quel lavoro, senza errori e senza dubbi, senza perdere tempo. Non sarebbe stata una fatica di Sisifo, ma piuttosto una fatica di Ercole. Anzi, tutte e 12 le fatiche di Ercole messe insieme. Ma ce l'avrebbe fatta. Il dottor Amendola si sentì da proprio. Nel senso che 2007 eravamo della Serie B del Napoli, purtroppo 2014 sono della Serie B del Bologna, e quindi dovremmo non parlarne. Però, al di là di questo, il dottor Amendola, che sembra un uomo, che è un uomo veramente rigido, solido e di ferro, ha due debolezze particolarmente accentuate. Il primo amore, tale Mariella Cherubini, che lui ha conosciuto veramente 31 anni fa, che ne ha fatti di tutti i colori, e il Napoli, non a caso è talmente preciso, veramente, che tutti i riferimenti anche storico-calcistici contenuti nel libro sono precisissimi, cioè le partite sono svolte in quel giorno, hanno ottenuto quel tipo di risultato, sono stati quei protagonisti, c'è anche la descrizione di alcuni personaggi della storia napoletana del Napoli, evidentemente calcio, che è fatta particolarmente bene. Quindi non è un libro pesante soltanto su quelle cose che chiamano leggi che in Italia non vengono applicate, è un libro anche estremamente godibile, perché alterna a passaggi, vogliamo dire, divulgativi, importanti, perché pochissimi conoscono la storia delle leggi, anche degli elementi sentimentali, passionanti, se vogliamo. Quindi l'aspetto, secondo me, singolare di questo libro è che ti spiega delle cose importanti mai spiegate in precedenza, tipo appunto le leggi, l'assenza di una banca dati, l'assenza di un archivio, e tutti i 25 miliardi che sono stati curiosamente bruciati. Esattamente, però ti aggiunge anche
particolare, quest'uomo che vive da solo, che si fa mangiare da solo, quindi è anche un'anomalia in sé. Io l'ho trovato particolarmente interessante proprio per questo, perché ci sono dei passaggi continui da un aspetto proprio di divulgazione importante a un aspetto un pochino più, non è basso, però più umano, cioè ha un lato umano, anche se anche nei sentimenti è sufficientemente riso dal mio punto di vista. No, grazie tanto dell'invito. Il libro di Alfonso Celotto è molto stimolante, tanto perché è molto originale, fatto da un professore universitario che si dedica normalmente alla ricerca o all'insegnamento universitario, si metta a scrivere un romanzo, è un romanzo che ha poi anche dei contenuti così simpatici e anche di carattere giallistico, no? Quindi anche dei colpi di scena, è ricco di colpi di scena. E, però mi sembra la cosa interessante, che ho trovato particolarmente interessante, è che siccome con Alfonso condividiamo una storia parallela sostanzialmente, abbiamo fatto percorsi molto simili, con una differenza fondamentale, vi dirò subito, appunto le cose che qui sono narrate sono cose che anch'io in parte ho vissuto. C'è appunto tutta la tensione propria di un ricercatore, di una persona che ha sete di conoscenze, che quindi va a cercare. Il ricercatore universitario è uno che poi ha un suo disciplinare, che deve seguire nella sua attività quotidiana, il rigore formale del giurista. Poi appunto il ricercatore che ricerca in campo giuridico non è un ricercatore che si occupa di arte. L'arte del diritto è un'arte del tutto particolare, fatta di regole molto ferme, molto, molto rigide, ma appunto questo ricercatore, noi siamo ricercatori, appunto svolgiamo questa attività, poi presenta tutta una serie di debolezze. Oltre a quelle che tu dicevi, ce ne sono almeno altre due. Una è certamente la cucina e il buon bere, un ottimo cuoco e un ottimo conoscitore di vini divini, ma l'altra passione poi la smorfia, come la buona napoletana, diciamo così, la scaramanzia, è un uomo scaramante. Anche nel prezzo del libro. Anche nel prezzo del libro, appunto, che tutto non è detto, che è molto legato alla napoletanità, ad essere partenopeo. Alfonso è partenopeo, ma anch'io sono partenopeo, per di origine, quindi c'è un aspetto molto molto interessante. Ecco, il dramma che vive Ciro Amendola, il dramma esistenziale di Ciro Amendola in questo libro, è il dramma appunto dell'uomo di fronte alla legge, l'uomo ovviamente inteso come donna, di fronte alla legge, cioè di fronte a un matto che pretende di essere conosciuto e conoscibile perché ordina i comportamenti, ordina la vita sociale, ma che si presenta sconosciuto e incomprensibile o incomunicabile. Ciro Amendola vive tutte le contraddizioni che sono tipiche della legge. Prova a elencarle. Intanto, la legge presuppone, dicevo prima, i giuristi devono avere un approccio formale alla legge, perché la legge ha un suo linguaggio. Il giurista deve conoscere il linguaggio della legge per capirne il significato. E però la legge non è un atto freddo, muto, no? Inerte, vive. Per poter regolare deve vivere, e quindi si scontra nella legge questa dialettica incommensurabile tra la freddezza della forma e la necessità che la legge sia viva. Io volevo capire, forse, quanto c'è di autobiografico, perché è evidente, no, che non ci conosciamo, però dal lavoro che fai, dal tipo di romanzo che hai scritto, no, quanto effettivamente c'è nel tuo lavoro di Amendola, del personaggio di Amendola, e l'altra cosa invece è più politica, volevo chiedere, perché tu il romanzo lo contestualizzi in un periodo molto preciso, che parlavamo prima, no? E ci sono nomi e cognomi, cioè il Presidente del Consiglio è Prodi, c'è un ministro dei beni culturali, qui non si fa il nome, ma sappiamo chi è, Rutelli, è molto facile, e questi personaggi entrano nel libro e hanno un ruolo, ed è il ruolo di cui poi accennava anche Borrone prima. Ecco, ti volevo chiedere, da questo punto di vista, è stata casuale questa scelta, la scelta cronologica di questi personaggi, oppure invece è successo qualcosa, quindi questo libro ci vuol dire anche di qualcosa che è successo magari non nel 1866, che non si può dire? Essendoci mia moglie in sala, non posso dire, non posso risponderti. No, scherzo. Allora, innanzitutto,
premessa prima di rispondere alle domande. Il libro nasce dalla pretesa illuministica di disciplinare tutta la vita umana e quindi lo Stato italiano nel 1861, secondo questa folle e impossibile pretesa, ha pubblicato 187 leggi in 150 anni. Ovviamente sono leggi sovrapposte, stratificate, a volte l'una dell'altra e quindi spesso incomprensibili, perché sono troppe. E ogni tanto nella storia ci sono queste figure di compilatori, lo fece Giustiniano che carico Giuliana, la rete sempre prima, lo fece Napoleone, differente, comunque spesso chiede di mettere ordine facendo dei codici o classificando i significati delle leggi. Ora, questo è un contesto breve, no? Il libro è una storia vera. Però a un certo punto io che ho lavorato nel governo del 2006, ho lavorato con il governo del 2008, ho lavorato proprio a questo, ho costruito un errore, che tra l'altro sono napoletano, quindi parlavo del diritto alla semplificazione delle normative, con questi italiani molto divertenti, quando mi sono trovato ad accorgermi di questa grande diversità, di questo grande distinto, che poi c'è stato questo studioso, studiato per anni il diritto costituzionale, e il consigliere si trova ad applicare con difficoltà il diritto di legge nell'enorme intreccio poi degli interessi delle leggi, mi è venuto di scrivere, di raccontare questo tipo di racconto. Questo racconto è stato scritto nel 2009, quindi mi è venuto facile ambientarlo nel 2007, anche perché poi sono riuscito a giocare con tutta una serie di fatti che conoscevo, di coincidenze storiche recenti, tipo tutto il romanzo che fatto dura 15 giorni ed è a maggio del 2007, con tutti i fatti reali, Napoli che sta per vincere il campionato secondo del campionato, lottando con Genoa, il governo Prodi che è in grandissima difficoltà dopo un anno perché era, già aveva preso la prima sfiducia con il voto contrario di Turigliato, famoso sull'Afghanistan, e quindi questo governo che annaspa, per cui ci sta bene anche la difficoltà nei rapporti con la Chiesa, quelle mesi in cui il governo cercò di disciplinare i Pax, quello strano nome Ilico, dichiarazione di convivenza, quindi tutta questa sofferenza è una sofferenza reale, però ricordato su un altro posto. La prima domanda che mi facevi era quella sulla personalità dell'autore. Mi ha divertito giocare col doppio, no? Col mio doppio, perché forse anch'io sono un professore, un funzionario, io irreprensibile, diciamo, che vive tenendo dentro una matriosca, come una matriosca tanti sentimenti. E questo gioco l'ho accentuato su Ciro Mendola, che il dottor Ciro Mendola è l'orologio svizzero napoletano, lo definisco, cioè un funzionario perfetto che ha costruito la sua vita solo, perfetta, immutabile, però dentro tiene Ciro, questo ragazzo che è rimasto a 33 anni prima quando litigò con la fidanzata ed è rimasto costretto. Quindi questa grande coraggio, questa grande corteggia, ogni tanto si cerca Ciro di liberarsi e ha alcune passioni umane anche strane, per esempio il calcio, lui che non ama perdere tempo si guarda le partite in TV, lui che vive solo si cucina in maniera pericolosa, invece tutti sappiamo che chi vive solo si arrabbia quando si cucina. Perché c'è il gioco del doppio? Perché l'ho messo anche in fondo in quello che poi Mondadori ha reso il titolo, infatti per esempio si avvicina Mendola che sono le vie iniziali a composto. Quindi sarà una scelta, un gioco di poter giocare con doppia personalità, però forse la sto facendo un po' troppo complicata, un po' troppo pesante, perché il libro è un romanzo, un racconto, è un racconto che cerca nella napoletanità, nell'aneddoto governativo, nella scaramanzia del personaggio, il personaggio che poi credo che abbia detto ufficiale, mi ricollego, si sente un po' come parte, perché lui è il filo della vita delle leggi italiane. E peraltro lui che gioca con i numeri può scegliere il giorno in cui pubblicare la legge. E quindi quando devo scegliere il giorno, questo è verissimo, può scegliere il numero da scrivere. E quindi lui si rifà la capra, la svolta, e quindi se una legge gli è antipatica gli darà il 17, se una legge gli è simpatica gli darà il 23, il 16, può giocare sul giorno della pubblicazione. Questo è vero, dall'approvazione, dalla pubblicazione all'entrata in vigore della pubblicazione ci sono 30 giorni. Il direttore della presenza digitale può aspettare, è verosimile anche questo. Tuttavia è un romanzo, e forse questa è la cosa che si è detto, che piace sottolineare, che cerca di raccontare cose vere, cose noiosissime, com'è la
grande macchina dello Stato, la grande macchina delle leggi, però chiuso, racchiuso, ti posso fare da voi. Abbiamo la legge più importante dell'anno per questi periodi, è la legge finanziaria. Perché la legge finanziaria è importante? Non solo perché deve tenere a posto i conti, ma perché è l'unica legge che viene approvata sicuramente. Perché ogni anno bisogna fare il bilancio dello Stato per i conti, e quindi qualsiasi deputato, senatore, qualsiasi gruppo di interesse riesce a far inserire l'articolo di legge, il pezzo che vuole nella legge finanziaria, sa che per farlo. Questa è la lotta che c'è dietro la formazione della legge. Quindi la legge finanziaria attuale è veramente una specie di olimpiade del legislatore, dove tutti cercano di concorrere. Il governo Rossi, che era particolarmente composito, fa questa prima testo di legge 180 articoli. E ricordo che il Consiglio dei Ministri, che ci sono le date precise, fine settembre, il Consiglio dei Ministri lunghissimo, l'intera giornata, l'urla, le leggi. Poi parte l'iter parlamentare. Nell'iter parlamentare, ovviamente, i parlamentari cercano di aggiungere ulteriori emendamenti, modifiche, correzioni. Il governo quale strumento ha per riuscire a far approvare un testo a lui gradito e anche in tempi certi? La cosiddetta fiducia, no? Qui si ricorre spessissimo. La fiducia che cos'è? È un meccanismo, un escamotaggio in cui il governo sceglie il testo e dice a tutti, si vota in maniera palese, se voi mi votate contro, io mi sento. Poi successe veramente, ma qualche mese dopo che approva. E quindi ci fu la questione di fiducia viene approvata da un consiglio. Quindi deve essere il Consiglio dei Ministri che si riunisce per approvare il testo da sottoporre a fiducia. Venne convocato il Consiglio dei Ministri nell'era ottobre del 2007 alle 9 di sera. Anche questo è un modo di operare il potere. Quando hai un Consiglio dei Ministri difficile, lo convochi o la mattina presto, perché la notte ti è servito a fare le trattative a chiudere, no? Oppure lo convochi la sera tardi, in maniera che dopo 3-4 ore ti aspetti tutti molto. Se un consiglio importante lo convochi a mezzogiorno, che si andrà avanti fino alle 2 di notte. E quindi, dietro questo consiglio convocato alle 9, noi ci aspettavamo, noi consiglieri, accompagnatori, perché il ministro era Emma Bonino, e il ministro qui, facciamo 9, perché sarà una battaglia terribile, perché tutto questo imbuto che si è creato di emendamenti, di testi, di richieste, di speranze, deve essere convogliato in questo testo che diventerà legge. Posta la fiducia, poi diventerà legge. Questa legge. E la sorpresa mia enorme, uno dei più grandi stupori della mia vita di consigliere, è che questo consiglio dei ministri durò 3 minuti, invece delle 5 ore che dovevo aspettare, perché il presidente Prodi scelse una tecnica quasi inevitabile a quel punto, cioè lui portò il consiglio dei ministri solo un foglio bianco e disse, noi stiamo scrivendo il testo. Io sono il presidente, voi siete d'accordo che questo sarà il testo. Bianco. Il testo era un solo articolo composto da 1448 commi. Però giustamente è il modo in cui il potere, soprattutto, deve sintetizzare e usa queste sicuramente forzature delle regole, ma che ti servono per chiudere su un punto. Questa metodo qui non sono riuscito a raccontarlo, non ho raccontato altri veri e verosimili, però è l'idea di come alla fine l'esigenza di raggiungere uno scopo, che bisognava fare una legge e scegliere, non sempre può passare attraverso tutto il sistema delle garanzie pubbliche.